Ti faccio una domanda un po' che ha a che fare con il contesto attuale. In questa rubrica ci piace sempre anche un po' anche parlare degli argomenti rispetto a quello che stiamo vivendo, perché è talmente anomalo e fuori dalla norma che penso sia utile anche dare dei suggerimenti a chi ci sta ascoltando. Cosa ci dici rispetto alle abitudini in questo periodo? Tu hai citato le abitudini in termini quasi di vizi, no? Io penso uno dei primissimi articoli in tempo di lockdown qui a Firenze fu la vendita dell'alcol è aumentata del 180%. Io ho sempre detto, mamma mia, spero che fosse per fare scorta e non perché era aumentata ad esempio l'abitudine del vino oppure del bere. Oppure abbiamo visto quanto ci siamo dati alla cucina, a certi tipi di nuove abitudini, no? Rispetto a quelle. Cosa potresti suggerire rispetto a questa nuova fase in merito alle abitudini? Magari un'abitudine che può essere importante per rientrare nella normalità, per affrontare quello che può essere il futuro, i mesi che ci aspettano. Cioè, dici qualcosa, dai, dacci qualche suggerimento Ma sul allora, tema delle abitudini. certo, allora dunque diciamo questo, che io credo che non ci sia un'abitudine giusta universalmente per tutti, perché l'abitudine giusta per te o l'abitudine giusta per me è quell'abitudine che lega i miei valori ai miei obiettivi. Infatti nel libro Fatto 1% c'è tutta una parte importante nella quale il lettore è accompagnato a trovare quello che è il suo punto di partenza valoriale e a capire quali sono i comportamenti da automatizzare alla luce di ciò che per me conta nella vita, no? E di ciò che voglio raggiungere. Un esempio banale è il fatto che, ad esempio, alcune abitudini in una determinata fase della mia vita mi hanno tantissimo aiutato. Le stesse identiche abitudini in un'altra fase della mia vita invece mi hanno remato contro, banalmente, la morning routine, quindi svegliarmi prima 2 ore di quello che si svegliano gli altri per fare le cose per me importanti e non solo urgenti, per leggere, per scrivere, per fare un po' di esercizio fisico, è stata un'abitudine che per un paio d'anni mi ha fatto crescere un casino. Poi cosa è successo? Che è arrivato il secondo e il terzo figlio e io se mi svegliavo sempre alle 6, arrivavo la sera che ero stremato e mi addormentavo ancora prima di loro. Allora, tu vedi come la stessa abitudine in due contesti diversi può aiutarmi a crescere e avvicinarmi al tipo di persona che voglio essere, o viceversa, farmi essere un padre peggiore, perché diventa un padre poco presente in casa. E quindi questo un po' in linea di massima, cioè è difficile dire quale può essere un'abitudine giusta per tutti. In linea di massima, io posso dirti intanto che ho riscoperto delle buone abitudini che hanno a che fare con la sfera relazionale, cioè io col fatto del lockdown ho avuto la grandissima fortuna di poter passare 3 pasti al giorno con la mia famiglia, che è una grande abitudine, no? Prima abituato a girare, cioè almeno 2 sere a settimana io ero chiamato in giro per l'Italia per conferenze o altro, e quindi non mi svegliavo nel letto e non facevo colazione con i miei figli. Pranzo, figurati, se anche ero qua a Milano, ero con i miei colleghi d'ufficio. E la sera era un po' una lotta, cercavo di essere a casa, ma non sempre era così. Invece, questa nel mio caso è stata una buona abitudine che spero anche di riuscire a portare dietro nella fase 3, 4, 5, eccetera, eccetera, eccetera. In linea di massima, secondo me, io credo molto in questa frase, cioè, e che può essere anche un assist affinché ognuno poi individualmente possa riflettere su qual è l'abitudine giusta sulla quale lavorare per lui in questo momento. E la frase è questa: la mia vita sarà migliore quando io sarò migliore. Cioè, non so come dire, ha molto a che fare col concetto di responsabilità, questa cosa, locus of control interno. Cioè, il rapporto tra me e mio figlio sarà migliore non quando Giacomo imparerà a rispettare le regole, cioè, ma quando io sarò un padre migliore. Il rapporto tra me e mia moglie migliorerà non quando mia moglie smetterà di essere, che ne so, ma quando io sarò un marito migliore. Il mio lavoro andrà meglio quando io sarò un professionista migliore. Allora, secondo me, una buona abitudine da questo punto di vista è quella di investire su di noi. E chiaramente il tema della formazione può essere in senso lato, perché per essere un padre migliore posso leggere dei libri, posso
posso formarmi sui libri, posso fare qualche colloquio strategico, magari, no, per confrontarmi, oppure posso provare anche a fare degli esperimenti con mio figlio, cioè posso mettermi in discussione, posso parlare con altri padri, no, per avere altri punti di vista. Però l'idea è quella di partire un po' da se stessi e cercare di investire sulle proprie competenze nelle aree un po' più critiche.